Ciao ragazzi, dal vostro buon Fabio. Oggi voglio mostrarvi qualcosa di importante. Come avrete già capito, si tratta di un pacco, quindi procederemo con un unboxing che non facevo da un bel po' di tempo, quindi si ritorna un po' alle origini. La particolarità di questo pacco è che mi è stato consegnato dal buon Altattack, che saluto. E mi ha detto, parole sue, aprilo che troverai cose particolari. Quindi io so già cosa ho ordinato dal sito From Japan. Si tratta, adesso ve lo mostro con più precisione, di alcuni artwork. Ah, da notare che qui c'è anche il segno dove dover incidere con il taglierino. Premura di alta, che ringrazio. Facilitarmi l'apertura. Aprivo da un po' di tempo, quindi sono un po' fuori forma. E qui abbiamo già la prima sorpresa. Allora, vi voglio far leggere. Si vede che è un pacco di alta, ok? Altre sorprese che abbiamo qua, carta Pokémon, ma non solo. Togliamo prima di tutto lo scatolo che non ci serve, così vi mostro meglio cosa c'è. Si vede? Sia qua che qui. Belle queste. Queste mo. Vabbè. Ok, questi sono i regali di Alta. Set di mazzi con le waifu. Andremo a vedere dopo. Un bel po' di set, direi. Questi erano tutti doppioni, quindi me li ha voluti regalare, io lo ringrazio. E questo è il contenuto di ciò che ho ordinato. Altre carte. E questo è il contenuto, pesantissimo, di ciò che ho preso dal Giappone. Ok. Questo, se sapete, se conoscete Kentaro Yabuki, lo riconoscerete da
dal suo tratto di disegno, quindi queste sono opere tutte legate a Kentaro Yabuki. Solo che... giapponese, sì. Questo è stato l'omaggio del venditore che oltre agli artbook mi ha voluto regalare queste copie di quest'altra opera. E qui abbiamo gli artbook inerenti a To Love Eru, Love Color, Venus e Harem Gold. Pazzesco, ragazzi. Quanto potrò mostrare, perché comunque è materiale piccante, ma questa si può vedere, questa è tranquilla, tranquillissima. Anche questa, sì, questa sì. Queste sono tutte le cover usate per i volumi del manga di To Love Eru, la prima serie. Poi abbiamo Venus e Harem Gold. Partirei prima da Venus. Che blisterato, ragazzi. Fantastico. Giusto qualcosa per non... però è tutto molto censurabile. Questa sì, questa è tranquilla. Questa ve la posso mostrare. E mi fermo qui. Ok. Mettiamo a posto. Io sono emozionato, ragazzi, mi tremano le mani. Fantastico. E Dulcis in fondo. Harem Gold. Voglio prima constatare una cosa. Sì. Sì. Godo. Godo. Godo.
aprirsi, credo. Vedo dopo. Interessanti. Mi sembra di aver visto, cos'è questo? Ok, devo informarmi su questo. In realtà non trovo una cosa. Devo controllare. Ok, questa è la sovraccoperta. No, questo non ve lo posso mostrare. Però dovrebbe esserci tutto. Ma qua c'è solo il tagliandino. Credo che qua doveva esserci anche un tarocco che però non mi sembra di aver visto, ecco. Ora è probabile che dipenda dal fatto che questa sia una ristampa, molto probabilmente, però devo ovviamente accertarmene con calma più tardi. Vedrò tanto altre illustrazioni. Eh sì, sa che non c'è. Mi sembra una ristampa, credo sia la prima edizione, dovrò controllare. Comunque ragazzi, questo è complesso, tutto quello che ho preso dal Giappone, ecco qua, 2 e 3. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io vi saluto, ringrazio ancora Alta e ci vediamo per un prossimo video.